Ciao a tutti, questa è Cina TV e questo è Super TV. Buongiorno ragazzi, non mi conoscete, mi chiamo Buntodiku, io vado a scuola, elementari. Cosa volete fare? Geometry Dash, mio preferito gioco. Parte Prestart è il figo. Apertura larga da Nico Iannis, che la mette a terra disturbato da Calabria, prova a rubare la centratenuta di Nico Iannis su Calabria, scaccia in punizione il Milan, manda a scaldare dei giocatori, Mazzarri, Carboni, tra questi di Iola. Basta! Tra l'altro ha già segnato al Milan e l'ho fatto a non mi piace, quando io vado a dormire non bevo il cibo. Calulu, Mignan. Il rinvio con il sinistro centralmente, Giroud di testa alla sponda per Brahim Diaz che arriva tardi, da Albert, la sfida fallosa, dice Di Bello, e fallo di Brahim Diaz che ha trattenuto da Albert. Ok, iniziamo. È vero che il Milan è il Geometry Dash, ma come prevedibile questa sta rivelando una partita difficile per la sua sfera contro la squadra. Cagliari che vuole salvarsi, che due partite non ha fatto gusto. Hernandez sbaglia il controllo, poi sbaglia anche Bellanova, la partita con Mori, che si è avuto. Poi pallone dentro per Messias, l'allunga ancora per Giroud, Lovato segue però va a chiudere, poi Giroud dentro, Messias anticipato, sotto porta, provando a concludere con il sinistro, Bellanova lo chiude, e che sì, che non lo fa ripartire, la palla arriva nel campo, si sconta, va bene a Serra e Marina, non c'è fallo come tra del Milan, Giroud sconta, però che sì, la costruzione dell'Italiano. Poi c'è dietro da Benasser e Milan mantiene il possesso palla. Teo Hernandez finta per andare all'interno. Teo Hernandez progressione, va dietro da Leao, calcia Leao, deviazione e cranio pala. Più centrale, ancora più facile da leggere dal portiere del Cagliari. Questa è la percussione di Teo Hernandez. Leao aveva calciato in maniera ben più angolata, ma deviazione. Grazie, si è visto bene. Determinante, Paoletti mette a terra buon pallone, Calabria lo allontana, Altare, Cragno, Benasser di testa, inarrestabile Pioli, dai, continuamente di qualcuno sul giocatore, si ferma, nemmeno un secondo, Leao, per la prima volta però si trova la città, 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 riparte Grassi, la porta su in verticale, cerca Joao Pedro, non ci credo, capitano del Cagliari, forse era anche in fuori gioco. Messias, Pioli invita a sa anche fare questa voce. Messias, pallone solo per Calabria che arriva, poi si può andare da Abraham, la gira in orizzontale, Gio Hernandez, calcio la miglior parata della partita finora, si è già messo Cragno, si è sentito fuori, Teo Hernandez, collo pieno, con il sinistro, la palla probabilmente indirizzata sulla traversa, molto bravo Cragno. Teo Hernandez alla bandiera, verso il secondo palo, Leao di testa, anticipato, rimane a terra, un giocatore del Cagliari colpito probabilmente dall'attaccante portoghese. Cercando Joao Pedro, prova a farlo girare verso l'interno, calcio di punizione, c'è fallo di Messi,
vicino all'area di rigore, la punizione a favore del Cagliari, che si scampetta Gio Pedro, che ci pensa anche. La situazione insidiosa per il Milan da questo calcio di punizione, il Cagliari che ne può approfittare, ha sistemato il pallone a Malin. Da lì può arrivare una grossa tonale di rigore, ma anche un destro secco verso l'aria con la conclusione al giro. Due barriera per Meignan, sono due passottini del Milan, del termine. Va Marin, il destro che gira per la barriera, bene la sua spinge, poi D'Albert il cross mobile, colpo di testa. Presta, ti pari per... Cancello tutto. Un po' di spazio per Gio Pedro. Il vostro, questo è là. Però Calulu, che riesce ad appoggiarsi dietro da Mike Maignan. Il rinvio di Maignan con il destro va da Calabria in maniera abbastanza precisa. Benacer. Calabria. Ups. Pallone non posso. Cos'è il volte? Evita Calabria. Evita e passa davanti anche De Hernandez. Poi il pallone interno per lo scatto di Marini. Scivolato Tomori. Ti ho fatto spaventare. Facciamo come 10 livelli di DOP 2. Ok? Si è fatto male Calabria. Bella la scivolata. Caricamento. Sul pallone. Aiuta a migliorare la vista perché devo cancellare. Sul momento in cui si è fatto male Calabria. Trovo un scale. E ci sfrai per Calabria. 10 minuti del secondo tempo ormai trascorso. Scherza con Cipri, Antata, Lugiano, Zlatan Ibrahimovic. Tomori. Meglio. Fai colazione a letto. Lancia che sì, la palla intercettata da quel Daniga che aveva guadagnato la posizione di vantaggio rispetto a Messias, che era il destinatario di questo lancio di Kessi. E chissà che dovendo eventualmente perdere Kessi l'anno prossimo, almeno l'anno prossimo, non è quattro quarto livello. Siamo sul quinto. 4-3-3. Nella scorsa stagione lasciandomi quinto. C'è l'eventualità del ritorno dal prestito di Pobega. C'è quinto. Sesto. Ponendo in questa stagione come un leader del futuro. Benacer con il lancio cerca Leao e Giroud, la palla è troppo lunga per entrambi. E Lovato la palla. Trovalo. Sesto, settimo. Fai prendere l'umano. Che fare? Errore nel rilancio del Cagliari, poi Benacer prova a anticipare la chiusura di Dalders e palla di Benacer.
trovo lo... trovo l'anatro. Trovo l'anatro, ottimissimo. Ottimissimo. Deviazione che valga al calcio d'angolo, appoggio di Ibrahim Diaz, vero Benasser, prova di partire, si appoggia a Calabria, dietro Calvino, novimesimo, si defila a destra, pardon, a sinistra, a Tumori per ricevere palla, poi si appoggia dietro, diecimesimo, l'ultimo, con la sosta Milan riprenderà dal Meazza, da San Siro dove si darà il Bologna di Sinisa Mihajlovic, del Cagliari, una difficile trasferta quella della Tassari, Emma, con l'Udinese, questo video difficili con Juventus e Sassuolo qua, valori col Dorps, scambio giro Brian Diaz, palla larga da Teo Hernandez, chiede un lancio lungo Leao, la palla più corta da Kessica, difende bene, sguscia la marcatura di Pavoletti, Teo Hernandez, tocco interno per Benasser che non la può prendere, la raccoglie però Brian Diaz, che la porta su qualche metro, si è aperto a destra Calabria, tocco con le